Salve gente, sono Jack Jimmy Game Knowledge e benvenuti in questo video di Horizon Zero Dawn a difficoltà massima. Come vedete mi sono spisto un po' ad ovest del calderone e ho raggiunto questo falò. Abbiamo quest'area che ho voluto raggiungere perché volevo vedere se mi potevo ricongiungere alle altre zone, diciamo, della mappa senza passare per quel confine che dovrebbe essere chiuso o qualcosa del genere. Ah, intanto abbiamo oggi dei colori bellissimi in questo momento della giornata. Di notte, ma non troppo notte. Vediamo, possiamo vedere le foglie, non so perché oggi mi attirano così tanto. Va bene. Sono un po' affascinato momentaneamente dall'ambiente. Allora, dove ci spostiamo? Qua sopra abbiamo un falò. Iniziamo da questo, va. Questo sarà un episodio esplorativo. Questo è blu. No, non è blu. Zona di macchine secodonte abbiamo scoperto. Ok, abbiamo una struttura. Ah, okay. Dovrei abbandonare qualcos'altro. Oh merda, no. No, perché? Maledizione, non posso. Porca puttana. Nessun. È al massimo. No, no. Maledizione, maledizione. Che rabbia. Cosa faccio? Che cosa faccio? Osso di procione, a che cazzo serve il bastardo osso di procione? Ma allora già ce l'ho. Già ce l'ho. Qua non ce l'ho. E serve un altro osso di pesce. E forse dopo potrebbe servire l'osso di procione. Qua serve la pelle di coniglio. Osso di pesce, questo potrei sbloccarlo. E vabbè, usiamolo. Facciamo un po' di spazio. Ah, qua serve la pelle di procione, non l'osso. Forse l'osso servirà a livello 4. È già al massimo. Ok. Carne grossa e osso di cinghiale. Vabbè, usiamo tutto. Osso di coniglio. Qua che serve? Anche qui l'osso di pesce. E qua l'osso di volpe. Va bene, forse almeno un po' di spazio l'ho fatto, dai. Ok, l'abbiamo fatto. Ah, maledizione. Mi sa che dovrò tornare. Ahimè. Che cazzo è quello? Ah, mi sa che dovrò tornare da qualche mercante a vendere un po' di roba. Porca troia. Wow. Ah, qui si estende. Possiamo muoverci proprio per le montagne, interessante. Allora. I cervi, potevo prenderli o no? No, disattiviamo questo obiettivo. Non ricordo se potevo cavalcare i cervi, ora ci proviamo. Che se possiamo farlo possiamo muoverci con maggiore scioltezza, andare in giro. No, non si cavalcano questi. Va bene, allora continuiamo la nostra passeggiata semplicemente. Vediamo un po'. Ok, qui c'è un ambiente magnifico in cui si mixa il rosso di queste piante in cui nascondersi con queste pale eoliche distrutte. Oh oh. Quegli spazzini staranno raccogliendo del metallo. Io faccio un bel override qua. Questa macchina terrà occupati i miei nemici. E noi potremo continuare
a passeggiare allegramente. Vediamo un po'. E lì? Combattimenti. Oh mio Dio, cos'è quello? Cos'è quello? Dio! Contro cosa ha combattuto? Ha ucciso altre macchine o delle persone? Divora tuono, l'ho sentito. Oh mio Dio, è gigantesco e spaventoso. Ok, lancia dischi vulnerabili a rottura. Poi c'ha la coda. Vulnerabile a rottura. Poi ha lì sotto delle cose. Batteria. Vulnerabile al fulmine. Serbatoio di vampa lì sopra. Vulnerabile al fuoco. Non posso lanciarmi all'attacco di sto coso a random. Oh mio Dio, butta giù gli alberi. Serbatoio, ok, ha varie vulnerabilità in giro per il corpo, quindi con le bombe del gelo dovrei danneggiarlo nella parte sotto facilmente. E questi... Ok, cannone vulnerabile. Mi fa una paura enorme. Ok, erano delle persone. Io non so cosa fare, ho proprio paura. Ho una paura spaventosa. Sono paralizzato. Ok, che facciamo? Dobbiamo provare ad attaccarlo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Allora, io direi che dovrei piazzare un po' di trappole qua in giro. Fanculo, non lo so. Ok. Spero che questo muro di trappole funzioni. Ok, ora. No, aspetta. Allora, le parti deboli al fuoco erano quelle sullo stomaco? No, deboli al gelo. Il fuoco è sul torso, sulla parte alta, ricordo bene. Quindi calma, okay. Calma. Ok, non mi ha visto. Tre. Ma quanta energia avrà sto coso? Ho attirato la sua attenzione? Andiamo. Dai. Tocca la trappola. Dai. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Si è fatto molto poco. Molto ma molto poco. Ha fatto esplodere entrambe le trappole. Girati.
Ok, vediamo che fa sto coso. Oh mio Dio. Ok. Ok, mi spara. Oh mio Dio. Devo vedere dei punti in cui ripararmi. Oh oh oh, che cazzo. Ma lancia dei droni che mi sparano? Sono... Oh mio Dio. Ok, si può congelare. Affanculo, se solo non cadessi. No. Snarba, stai fermo. Ok, l'ho congelato. Ora cosa posso provare a fare? Proviamo a fulminarlo? Ok, l'elettricità non funziona molto, è meglio il congelamento. Magari posso congelarlo e poi... Oh mio Dio. E poi provare a colpirlo con le frecce. Aiuto, ehi! Ok, non mi vede più. Guarda, guarda, dove cazzo va? Ma guarda come sei... Incredibile. Aiuto! Ok, ora torna. Ok, questa è una buona posizione. Lì è troppo lontano, non riesco più a beccarlo. Ma è pazzesco. Ok, qua abbiamo una struttura. Dai, prendi fuoco, basta. Oh oh. Ok, l'ho fatto prendere fuoco, bene. Ora possiamo provare anche a congelarlo. Ok, è attaccato, ma dietro la montagna sono abbastanza al sicuro. Dai, un'altra. Oh oh. È buono. Ok, proviamo a colpirlo fisicamente. Vediamo un po' se riusciamo a buttarlo giù. Oh oh, cazzo. Oh merda. Ok, forse non avevo tutta l'energia. Oh mio Dio, no, no. Mi sa che non mi ero curato. Credo che sarei sopravvissuto se avessi avuto il massimo dell'energia. Oh mio Dio. Mi sono spinto più a sud rispetto all'ultima posizione. Eccolo lì, il mostrone. In questo modo ho visto un po' cosa c'è qua a sinistra. Potrei pentirmene. Ovvero niente di particolare. Ma io non sono venuto per trovare cose a caso, bensì per trovare qualche punto di salvataggio qua vicino. Ok, ok, grande. Chi c'è? Beh, fantastico, vicino a questi tumuli. Wow, molto bello. Meglio non farsi notare per ora. Abbiamo un secodonte.
Ops, no, 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 non è quello che volevo fare. Bene. Amico, voglio essere lasciato in pace. Ok. Maledizione, mi è costato un sacco di energia. Wow. Ecco il falò. Andiamo. Altre bacche qua in giro? Oh, oh. Quelli sono degli alleati. No, no. Cattivo bambino. Vaffanculo, non sono arrivato in tempo. Aiuto! Oh, ma sei un figlio di puttana, bastardo. Prego, non posso più. Vaffanculo, ti ammazzo senza guardare. Maledizione. Il sole, sono vivo. Grazie. Sì, voi due siete vivi, ma gli altri no. Oh, però ha loot raro. Quindi va bene. Oh, wow. Vedo delle strutture in lontananza. Ok. Beh, abbiamo fatto il nostro dovere. Per quanto potevamo. Dobbiamo tornare a noi adesso. E allora, vediamo se qua in giro c'è qualcosa. No. Bene. E allora, dove eravamo rimasti? È un po' lontanuccio in realtà. Là c'è il secodonte di prima. Scendiamo di qua. Mi piacciono queste scalate inverse. Ah, non mi piacciono più. Oh merda. Ok. Voi la provate la vertigine? Allora, io salto qua. Oh. E ora? Ok. Bene. Prossimo punto in cui saltare. Oh. Ops. Ok. Però forse qui intorno c'è qualche altro punto in cui poter scendere senza spiaccicarsi per terra. Sembra che da qui, esatto, dovrei potermi non ammazzare. Sì. Ok, piano riuscito. Grande, va bene. Siamo sotto. Qui c'è un altro aereo. Un altro aereo è crollato qua. Wow. Interessante. Se avete seguito i miei video, mi sono accorto, ho scoperto. Ma cos'è quello? Celemorso. Una specie di coccodrillo forse. Ho scoperto che è una delle zone iniziali in cui andiamo quando lui è piccola. In una di quelle zone, la parte, quella dove c'è una specie di struttura tra una montagna e l'altra, quella struttura è un aereo crollato. Ci sono addirittura entrato di dentro. Riuscirò a passare inosservato?
Sembrerebbe di sì. Tuttavia questa strada per raggiungere il... Eccolo qua. Il divoratore non è proprio il massimo. Allora. Come ci comportiamo? Iniziamo spammando... No, sono pazzo. Ok, qua abbiamo una roccia dietro la quale nasconderci, ma là ci sono dei nemici. No. Ok, questa posizione già è meglio. Ok, già qui dovrebbe andare meglio. Questa. Merda, devo spostarmi più velocemente. Oh cazzo. Ma tu guarda la troia. Oh. Allora, dov'è quella vedetta? Maledetta vedetta. Eccola. Devo... Fanculo. Aiuto. Oh cazzo. Oh merda. Ho fatto prima a scendere di corsa nel fianco della montagna. Allora, una cosa, devo eliminare la vedetta e vaffanculo, ha tirato la belva che non dovevo attirare. Ottimo. Ok, fortunatamente non è venuta. Allora, con il mio archetto di legno qua è lontanissimo. Allora, vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Giù. Quella cosa è immensa. È costruita apposta per combattere. L'ho già visto. Ok. Ecco qua. Ma perché si attira sempre lui? Non posso fargli il critico, no. Troppo grosso. Non posso fargli l'attacco critico, però forse posso riuscire a farlo cadere. Oh merda. Quindi mi può pure schiacciare. Oh. Fanculo. Allora, sta troia dovrebbe essere morta. Aiuto, ho paura. Aiuto. Ha distrutto la roccia, cazzo! Fuga! Quella che cazzo è? Un altro... Oh mio Dio, ma che cazzo! E nel frattempo troviamo cose. Un tizio sui forum di Tormented dice di essere Vast Silver. LOL, no amico, no, hanno preso Vis 20 anni fa, vero? Cosa fa? Va a vedere, non posso, bella skin, sì, ma perché Vast Silver dovrebbe entrare in un forum di Tormented? Le AI impazzite fanno olo spaventose. Do, LOL, sono venuto a regolare il clima terrestre e a lamentarmi della quinta rata. LOL. Ok. Bello. No, non è bello, è stupido. Ma ci sta bene. Allora, sono quasi arrivato a questo falò. Ecco, il mio piano è di prendere uno di questi, in modo da salvare al falò con uno di questi e poter partire ogni volta dal falò di corsa verso il divoratore. In questo modo tutte le volte che fallisco
riesco a tornare più rapidamente. Mi pare un'ottima idea, no? E allora, peccato tutti sti alberi. Maledizione. Dov'è il falò? L'ho passato. Falò? Eccolo qua. Bene. Ok. Proviamo se il mio piano funziona. Vediamo. Questo indicatore maledetto lo devo disattivare. Ok. Tra l'altro, considerando che questo coso cammina da solo, potrei anche fare questo e poi mirare il divoratuono. Vediamo se funziona. Quella cosa è immensa. È costruita apposta per combattere. Beh, è interessante che lui cammina. Corri, cazzo! Dai, ok, corri e non fermarti. Ok, la navicella della morte. Mi lancia lui, wow, guarda, guardate, oddio. Però si ferma quando lo fa. Ok, gli ho fatto prendere fuoco. Il fulmine non serviva un cazzo. Ok, mi ha beccato. Merda, no, 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 no. Oh cazzo. Oh cazzo, morte e distruzione. Devo capire come... Allora, devo congelarlo. Ok, sì, si sopravvive più o meno. Andava indietro il bastardo, voleva colpirmi con la coda. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù. Ok. Oh oh, via. Merda. Prendiamo un paio di pozioni. Merda. No, non è proprio quello che è. Oh oh, altre macchine. Cazzo. Ok. Voglio provare a farlo cadere. Credo si possa fare. Ma la strategia migliore è congelarlo e poi spammargli le frecce di fuoco. Si fanno abbastanza danni, ma se lo mettiamo giù sono sicuro che riuscirò a fargli tanto tanto male.
Allora, dove eravamo rimasti? Quella cosa è immensa. È costruita apposta per combattere. Lontano, amico, torna qua. Ma poi... I raggi della morte! Ok, scendiamo. Dai, facciamolo cadere il bastardo. Dannate vedette, dove cazzo sei? Fatti i cazzi tuoi. Bene, questa non me l'aspettavo. Ok, meglio non portare la mia macchina fin qua. Devo stare nascosta. Ok. Bravo. Merda. Meno male che è orbo. Ciao. Oh merda, mi ha investito molto furiosamente. Ok, allora iniziamo. Cadi o no? Cazzo. Ok, devo tenere gli occhi costantemente su di lui, altrimenti non riesco a capire cosa sta per fare. E non devo combatterlo in punti strani dove sta storto. Si è fatto buio comunque, perché siccome eliminando un secco d'onde ho trovato un potenziamento per le armi che mi dà più 44% attacco di tipo tuono, ho pensato che fosse un oggetto abbastanza utile e raro, e quindi sono tornato a salvare. E nel frattempo si è fatto buio praticamente. Vediamo se riusciamo ad andare più avanti. Allora, potrei anche fare l'override sulle vedette, sugli altri animali. No, ma sto stronzo si sta qua, non si avvicina. Allora, questa è veramente una buona posizione in realtà per attaccarlo. Allora, fatto. Dai, veloce. Spammiamo. Abbiamo... È salito qua sopra la belva. Cazzo. Allora, devo eliminare. Sono rincoglionito. Oh cazzo. Ok, sono sopravvissuto miracolosamente. Io direi di tornare qua sopra. C'è niente da vedere. No! Aiuto! Fanculo! Oh mio Dio, quello che cazzo è? Aiuto, che cazzo sta succedendo? No!
Forse l'uccellaccio è un'altra belva che appare di notte? Io sono abbastanza scioccato. Pure l'uccellaccio della morte ci voleva. Ah. Dove cazzo era uscito? Colpisci! Sì, vabbè, buonanotte. L'uccellaccio c'è, esatto. Due sono? Merda, no, così è impossibile. Così è impossibile. Oh mio Dio. Ok, sono riuscito a dargli fuoco. Ora che cazzo faccio? È pure forte, ma tu guarda qua. Guarda qua l'uccellaccio della... Come ha fatto a vedermi? No, no!